questa puntata. Lamborghini Aventador LP754 SV. Estrema, senza compromessi e italiana. La nuova superveloce è la quintessenza della Lamborghini. Un numero su tutti per capire di cosa si tratta. Da 0 a 100 in 2,8 secondi. Ecco la nostra prova della Supercar di Sant'Agata Bolognese sul circuito di Formula 1 di Montmeló. Cosa c'è dietro al successo di una vettura? Per scoprirlo, siamo partiti per una spedizione in Toscana al raduno dello Sportage Club Italia. Tra strategie di customer care e tanta passione, ecco l'alchimia che trasforma un'auto in un amore a prima vista e per la vita. Mondiale Rally. In Portogallo trionfa la Volkswagen che sbaraglia la concorrenza centrando una tripletta. E a seguire le news di Autolink. Se Lamborghini rappresenta da sempre l'automobile sportiva senza compromessi, estrema e visionaria, le sue versioni SV, acronimo che sta per super veloce, ne costituiscono il cuore più autentico ed estremo. Oggi viene presentato un nuovo capitolo di una storia che parte da lontano. La saga SV, che sta per super veloce, in Lamborghini ha origine nel 71, 43 anni fa, con la Miura. Prodotta fino al 76, poi è stata la volta della Diablo, poi della Murcielago nel 2009, oggi è la volta della Aventador. Questa volta però l'obiettivo è quello che vedete lì in fondo, cioè ridefinire la gravità. In realtà l'obiettivo primario era quello di realizzare una macchina di serie, tra virgolette, che potesse ottenere un tempo sul giro al Nürburgring nell'Inferno Verde inferiore ai 7 minuti, cosa che è pienamente riuscita a questa vettura. La ricetta in casa Lamborghini è sempre la stessa, semplice da raccontare, molto più difficile da realizzare. Maggiore potenza, minor peso. Per riuscire a girare sotto i 7 minuti al Nürburgring, chiaramente gli interventi non potevano che essere sul peso della vettura, che è stato ridotto di 50 kg, e naturalmente sul motore, la cui potenza è aumentata di 50 cavalli fino a 750 cavalli, il che permette alla nuova Aventador super veloce LP750/4 di scattare da 0 a 100 in appena 2,8 secondi. Sembra impossibile, ma lo strapotente V12 della Aventador è stato ulteriormente spinto verso il limite. Motore V12 aspirato, derivato evoluto rispetto alla Aventador, adesso ha un regime di rotazione massima che raggiunge gli 8500 giri, è stato ottimizzato in vari dettagli per ottenere quei 50 cavalli in più che servivano per spingere questa vettura oltre i 350 orari. Per quanto riguarda la dieta preferita dalla Lamborghini, è quella a base di materiali leggeri, carbonio e tecnologie innovative. La cura dimagrante della superveloce è a base di fibra di carbonio, ovviamente, ce n'è a profusione dappertutto e questa volta in questo caso è visibile. Addirittura i tessuti sono in carbon skin, un brevetto Lamborghini, e rivestono il cielo, per esempio, dell'abitacolo. Altri dettagli in carbonio, il nuovo spoiler che permette di ottenere un'aerodinamica specifica per questa vettura con un CX superiore per certi versi, ma che permette un ottimo carico a terra. È stato addirittura aumentato del 170% il carico aerodinamico a 280 all'ora, il che vuol dire quasi triplicato, e il risultato si vede nei curvoni veloci in pista. Per esempio, la macchina rimane incollata all'asfalto. Ovviamente tanta potenza e leggerezza deve essere ben incollata alla strada. Un grosso lavoro dal punto di vista dell'aerodinamica, con un doppio spoiler anteriore, lo spoiler regolabile in tre posizioni posteriormente, ma anche sull'estrattore è stato fatto, dove noterete lo scarico è diverso rispetto alla sorella minore Aventador. Qui gli scarichi sono aperti a vista, non c'è il classico trapezio di Lamborghini, e questo a tutto vantaggio di un sound che finalmente diventa da vera auto sportiva. L'elettronica è quella evolutissima che ha debuttato su Aventador, insomma, bella e con l'anima. A governare con tanta potenza è sempre il sistema Anima,
con la possibilità di regolare in tre posizioni, strada, sport e corsa, la gestione della vettura, che porta nella posizione più estrema, corsa, le cambiate a 0,50 millisecondi e permette delle accelerazioni davvero brucianti. Lo sterzo è il Lamborghini Dynamic Steering, il che significa che la servoassistenza è continuamente gestita e regolata in funzione della velocità e dell'angolo di sterzo, per cui serve molto meno carico per girare la macchina anche in situazioni da pista. Su questa vera auto da corsa omologata per la strada è fondamentale il contatto con la strada, o meglio la pista, e la trasmissione della potenza a terra. La Lamborghini Aventador è stata la prima auto di serie a montare le sospensioni push rod derivate dalle competizioni. In questo caso si arricchiscono del magneto ride, ovvero sospensioni magnetorologiche, quindi a gestione completamente elettronica e con una risposta immediata, abbinate al push rod. La trazione naturalmente è integrale permanente, con una ripartizione a velocità costante che è di circa 70 al posteriore e 30% all'anteriore, ma con la nuova trasmissione Aldex 4 è possibile variarla fino ad ottenere il 60% all'anteriore oppure il 90% al posteriore. Il risultato di questo cocktail esplosivo è adrenalina pura. Le ruote sono particolarmente leggere, ottenute dal pieno, e hanno un solo bullone, come è tipico nelle auto da corsa, e calzano dei pneumatici P0 Corsa appositamente sviluppati per questa super performante. Ma ora basta con i discorsi, lasciamo che sia lei a parlare con suoni e immagini. Il risultato di tutto questo lavoro? Adesso lo vedremo in pista, siamo al Montmeló, a Barcellona, e ne vedrete delle belle. Nel servizio di oggi andremo a scoprire i segreti del successo di una vettura. Cosa trasforma una nuova vettura in un successo, addirittura in un'icona, come nel caso dell'auto con cui affronteremo questa esperienza. Andremo a scoprire cosa vuol dire creare un'auto iconica, sia dal punto di vista della casa costruttrice, sia dal punto di vista del cliente, di come vive il rapporto con la sua vettura. E cosa c'è di meglio per scoprire e andare a svelare tutti questi aspetti che recarci al raduno nazionale di Kia Sportage. Cosa fa di una normale vettura un fenomeno di costume? Difficile da stabilire. Non c'è una regola precisa e spesso ha a che fare con qualcosa di irrazionale, legato alle emozioni che suscita nei suoi clienti. Un meccanismo che è più facile scatti con vetture di marchi storici, super sportive o costose instant classic. Ma a volte l'alchimia tra design, qualità e gradimento del pubblico può investire anche una vettura normale, pratica e versatile come Kia Sportage. Un successo che però è tutt'altro che casuale. L'obiettivo della giornata di oggi è capire cosa c'è dietro il successo di una vettura. Sicuramente il prodotto deve essere valido, ma poi c'è molto lavoro da parte della casa. Avere in mano una vettura che piace, che va forse fin oltre le aspettative, richiede poi ancora più lavoro per tenersi i clienti e per rispecchiare le grandi attese dei clienti. Sì, assolutamente. Infatti oggi un cliente Sportage ci sceglie innanzitutto per il design, ma non solo, anche per il rapporto della qualità-prezzo e anche per i 7 anni di garanzia. E se poi un cliente ci sceglie, il nostro obiettivo è quello di mantenerlo nel tempo, di fidelizzarlo. Per fare quello dobbiamo garantire una esperienza di possesso che sia superiore alle sue aspettative. Esperienza di possesso che significa innanzitutto fornire un'assistenza di qualità, quindi lavoriamo perché la qualità della riparazione, della soluzione in garanzia sia sempre
all'altezza delle aspettative del cliente, ma anche che il prezzo pagato per poi effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria sia competitivo. Infine c'è il cliente è un individuo, va trattato individualmente, quindi dobbiamo trovare la soluzione giusta per ogni singolo cliente, e per far questo dobbiamo stringere sempre di più il legame tra noi e il cliente, quindi strumenti all'avanguardia, ad esempio il portale MyKia, che permette al cliente di avere uno spazio dedicato e una connessione diretta con le concessionarie e con il marchio, ma anche ascoltare quelle che sono le sue richieste, quindi richieste di informazioni, eventuali lamentele, e perché no usare un evento, una giornata come quella di oggi, un raduno, per andare vicini, quindi azzerare qualsiasi distanza e capire se poi tutta questa organizzazione che abbiamo messo in piedi è effettivamente adeguata alle aspettative del cliente. Non basta quindi progettare e realizzare belle automobili. Il cliente va coccolato anche e soprattutto dopo l'esperienza di acquisto. Abbiamo visto come il successo di una vettura è una cosa che è data da molti fattori, è una sorta di alchimia. Parlando di soddisfazione dei clienti, non possiamo non parlare di marketing. Beh, in effetti il marketing a 360 gradi inteso come tale è la chiave di volta nella relazione con il cliente e nell'opportunità di interessare il cliente durante il corso di vita del prodotto stesso. E noi cerchiamo di farlo in questo momento nell'icona del nostro gruppo, perché la Kia Sportage è da sempre la macchina che rappresenta meglio i nostri valori, il nostro carattere, il nostro design, la nostra voglia di fare, la nostra voglia di essere competitivi nel mercato e di produrre emozioni. Lucio Battisti diceva: tu chiamale se vuoi emozioni, ed è quello che noi vogliamo fare in tutto il percorso della nostra vita del prodotto con i nostri clienti, cercando di andare lì dove la personalizzazione è fondamentale, dove il mondo sartoriale diventa un abito su misura, e quindi rendere la Sportage un vero e proprio abito su misura e esaltare tutte quello che sono le caratteristiche di ogni cliente e le passioni di ogni cliente, le emozioni. Quindi una grande attenzione anche al discorso personalizzazione, avete un catalogo di accessori che consentono ai clienti di ritagliarsi la propria vettura su misura, lo vediamo qua proprio in occasione di questo raduno. Quanto conta per voi questo aspetto qua, quanto ci state lavorando? Per noi è un aspetto fondamentale, abbiamo messo a portafoglio oltre 100 prodotti per ogni vettura di personalizzazione pura, cercando di coprire tutti gli aspetti, dalla tecnologia al design, alla sicurezza, al trasporto di biciclette piuttosto che di altre passioni dei nostri clienti, alla vera e propria personalizzazione sartoriale delle nostre vetture. I clienti innamorati della propria vettura sono anche i più sensibili e tanta passione cerca nella casa costruttrice risposte ad altissime aspettative per mantenere vivo l'idillio di così tanti appassionati clienti. Siamo qua col papà di questo forum, quello che l'ha fondato. Quanti iscritti ci sono e come che attività avete, come sviluppate questa attività? E dunque, al momento siamo quasi 6.000 iscritti, e ci vediamo 4-5 volte all'anno organizzando vari raduni in tutta Italia. E quello che ci aggrega è la passione per quest'auto, che insomma ha stregato tutti, perché se no non saremmo qui. Sì, ci è sembrato di capire, vedendo l'entusiasmo di tutti, che è più di un'auto. Sì, molto di più, è come si dice, un punto di incontro per tanta gente appassionata di auto in generale. Per questo in Kia Italia c'è un team che si occupa di ogni aspetto del rapporto con i clienti, in questo caso fans. Quest'anno abbiamo lanciato un progetto nel quale davvero contiamo tanto, che si chiama MyKia, il cui obiettivo è quello di azzerare la distanza con i nostri clienti. È un progetto su cui puntiamo davvero tanto. Un fenomeno come questo, che nasce spontaneamente, perché è un fenomeno che noi non abbiamo in nessun modo guidato o indirizzato, ha sorpreso anche noi, quindi inizialmente abbiamo cercato di approcciarci con la dovuta cautela, diciamo, ad una novità anche per noi, che però è diventata ormai un appuntamento fisso, quindi una tappa fissa con i nostri clienti, anche per noi un'occasione per conoscere
sul campo quello che poi effettivamente loro vivono tutti i giorni, sperimentano, qualora diciamo non avessimo questa opportunità in altri momenti o in altri modi. Quindi è diventato un rapporto proficuo, quindi quasi un rapporto diciamo di collaborazione, perché chiaramente per noi è un momento di visibilità e per loro è anche un momento per vedere chi c'è dietro tutto quello che poi mettiamo in campo e mettiamo in atto tutti i giorni attraverso la rete di concessionari. La qualità della riparazione sta sicuramente alla base della soddisfazione del cliente. E noi del service team assicuriamo la formazione dei tecnici delle nostre concessionarie autorizzate e l'utilizzo di strumenti diagnostici all'avanguardia. Alla fine di questa esperienza non abbiamo ricavato la ricetta infallibile per fare di un'automobile un'icona. Ci sono degli ingredienti necessari, ma non sufficienti, e altri apparentemente inspiegabili, ma per questo ancora più affascinanti. La ricetta però funziona, come dimostra la tenacia di partecipanti che hanno percorso oltre 1000 chilometri per vivere una giornata nel segno di Kia Sportage. Il risultato di questo mix tra razionale e irrazionale è quasi sempre questo.